i Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati al nostro appuntamento con Biancherosso TV Sport. Noi vorremmo parlare di calcio, ma di calcio stiamo parlando poco in questo periodo e anche oggi ci sarà spazio per la giudiziaria perché si è svolto l'interrogatorio di garanzia per Andrea Masiello, ricordiamo arrestato insieme a due suoi amici nell'ambito dell'inchiesta sul calcio scommesse a Bari con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva. Fra poco ci collegheremo con Cristina Ferrini che ha seguito davanti all'istituto penitenziario di Bari eh, quello che è accaduto, peraltro c'erano tantissime truppe televisive, tantissimi giornalisti, ovviamente è un caso nazionale, prima però eh, vorrei parlarvi di sport pulito, di sport per tutti e lo facciamo con Elio Di Summa, presidente provinciale della Wisp, grazie a voi, anche perché Elio diciamo che eh, mai come in questa occasione Vivi Città, che si terrà a Bari il 15 aprile... È voluta e sofferta, devo dire, perché a un certo punto avevamo letto che eh, ci avevi rinunciato per una serie di motivi, invece l'altro giorno a furor di popolo, direi, esatto. hai deciso di farla. E eh. però vanno puntualizzate alcune cose che ritengo eh, siano sacrosante, dover dire anche per rispetto ai cittadini. Io voglio dire due cose. In un momento estremamente difficile che sta attraversando il paese e nello stesso tempo quando si leggono notizie così sconvolgenti, che c'è gente che si suicida o addirittura arriva a, 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 mettersi, a darsi del fuoco. Noi abbiamo il pudore di chiedere alle forze politiche, alle istituzioni, dei contributi, che tra l'altro sono estremamente esigui rispetto alle mole di funzione che noi facciamo. E malgrado questa esiguità stentata, io è l'ultimo mandato, a me finisce il mandato olimpico. E ho deciso di non candidarmi. l'ultima unicità che organizzavo non volevo lasciare in questo modo, ma ci avevamo messo quasi nella condizione di farlo ebbene, pur in queste estremamente risorse, estremamente esigue sembra qualche volta che tu vada a chiedere qualcosa sul piano personale questo è insopportabile, quando noi siamo dei cirenei, delle persone votate al martirio per curare l'aspetto più bello che hai fatto tu l'aspetto dello sport pulito che Somma in sé una serie di valori e di funzioni, il recupero sociale, il recupero della devianza, il recupero per quanto riguarda anche le malattie e la salute, l'aspetto ambientale. Insomma. Io devo dire la verità, ho la sensazione, e eh, poi passiamo eh, all'interrogatorio di Mazziello, la sensazione è che eh, soprattutto adesso in tempi di crisi e momenti di tagli si trovi facile tagliare sullo sport perché si pensa che lo sport sia solo un'attività ludica. Ignorando invece i mille altri aspetti che vi ho sottolineato, l'aspetto ambientale, l'aspetto sociale, insomma. Ho la sensazione, e poi devo dire la verità: non, voglio, non, per, non perché sono uno sportivo e perché sono un giornalista sportivo, però mi sembra che si siano stati usati due pesi e due misure tra sport e spettacolo. Ad esempio, nel, per lo spettacolo, per la cultura, chiamiamola così cultura barra spettacolo, investimenti come se nulla fosse, per lo sport invece ho saputo che addirittura su grandi manifestazioni sono stati stanziati 1000 euro per ogni evento sportivo. Questo mi risulta, a un certo punto 1000 euro davvero vuol dire. Le elemosine per certi eventi che costano molto di più. Hai perfettamente ragione. Infatti a noi, a parte il fatto che i contributi da parte della Regione Puglia per le vivicità del 2011 ancora devono essere comunicati. Però sembra da voci di corridoi che si aggireranno tra i 1000 e i 1.500 massimo 1600 euro. Praticamente qualche amico eh, ha detto, mi ha detto non forse neanche scherzando, dice Elio se l'assegno che hai. Tu lo rimandi indietro, io sono disposto a dare io un contributo alla WIS per questa situazione. Il che ti fa capire che, però, tra l'altro il nostro governatore deve essere anche un po' strabico, perché non si possono dare eh, somme veramente vertiginose 1.300.000 euro per il festival cinematografico e poi stanziare 178.000 euro di cui il 60% per eh, le attività degli eventi che vanno da Santa Maria di Leuca al gargano di tutta la Puglia. Quando, sportivi, sì, sportivi, Però eh, con, consenti un, un ultimo secondo. Ma poi siamo trattati come cittadini di serie B. Uh -huh. eh, noi portiamo migliaia e migliaia di turisti anche in Puglia. Eh, a Fassino in, a, a, a Torino, il sindaco, chiede alle forze sportive quanti più eventi possa portare nella sua città, perché è un motivo, è un motore per portare e incrementare certo, il turismo. Certo. E allora. È detto tutto. Uh, una telefonata oppure Cristina Ferrigni? Vediamo, pronto? Sì, buon pomeriggio Enzo. Ecco, Cristina Ferrigni, la nostra cronista, eh, che sì. entra eh, direi assolutamente a ragion veduta nello spazio sportivo perché eh, la giudiziaria è in primo piano perché eh, dovrebbe essersi concluso l'interrogatorio ad Andrea Masiello, l'interrogatorio di eh, garanzia. Allora, Cristina, dacci le ultime eh, su questo momento molto importante.